Spesso il nostro destino è nelle mani di terzi, quindi non rimane che incrociare le dita e confidare in queste persone, sperando in qualche gratificazione che ripaghi i nostri sforzi. Emiliano Marsili ha lavorato duro, è diventato prima campione d'Italia, poi d'Europa, il tutto con un record immacolato. Ora, all'età di 37 anni, la chance di una vita, la Coppa del Mondo del WBC, uno scorcio di paradiso della Noble Heart che affaccia direttamente sul panorama pugilistico più importante, quello degli Stati Uniti d'America, patria del pugilato. Quando però il tizio sembrava aver raggiunto il tanto atteso sogno nel cassetto, ecco la doccia fredda, o meglio, gelata. Emiliano Marsili è stato depennato dalla lista dei partecipanti alla World Cup del WBC. Al suo posto è stato inserito il campione dell'Unione Europea, Brunet Zamora. Come se non bastasse, dopo mesi di intensa preparazione, la notizia dell'ennesimo rinvio della difesa europea contro Avetisian. Un 1-2 che ha messo KO anche uno che al tappeto non ci ha mandato. Da vero campione, però, il tizio si è subito rialzato, ha lasciato il suo manager Giulio Spagnoli ed è tornato sotto l'ala protettrice di Salvatore Cherchi. Una mossa che potrebbe lasciare quantomeno perplessi se si considera che Marsili si staccò proprio dal procuratore milanese perché lo stesso lo tenne lontano dal quadrato per ben 8 mesi. Cherchi, come noto, decise di puntare su Luca Giacon, il pugile di Civitavecchia virò invece su Giulio Spagnoli. Alla fine, risultati alla mano, entrambi scommisero sul cavallo perdente. Sbagliare umano, perseverare diabolico e allora avanti come se non fosse successo nulla. Emiliano Marsili e Salvatore Cherchi ancora insieme per scalare la vetta del mondo. Salvatore, spiega il campione d'Europa dei leggeri, è il meglio che possa offrire la piazza. In passato abbiamo avuto degli attriti, ma entrambi abbiamo capito che per ottenere successi non possiamo prescindere da questa collaborazione. Ha promesso che a metà novembre mi darà la possibilità di difendere il titolo del vecchio continente. La cosa a cui tengo maggiormente però è la partecipazione alla Coppa del Mondo del World Boxing Council. È l'occasione per farmi conoscere anche oltreoceano. Spero che Salvatore possa farmi reinserire nella lista della World Cup. Giulio Spagnoli è un capitolo chiuso, conclude il tizio. Mi ha deluso. Difficile non essere d'accordo con Emiliano Marsili, d'altronde, vista la situazione economica italiana, si possono anche comprendere gli svariati rinvii della difesa del titolo del vecchio continente, ma riuscire a far depennare il campione d'Europa dalla lista dei partecipanti alla Coppa del Mondo del WBC rappresenta un fallimento senza appello. Buonasera, bentrovati a Sport in Provincia. Avete sentito il servizio dedicato ad Emiliano Marsili, il quale fra l'altro dovrebbe essere in telefonica con noi. Emiliano, buonasera, ci sei? Buonasera, sì, ci sono. Ciao Emiliano, non so se hai potuto sentire il servizio, comunque il servizio era dedicato a te, un servizio che parlava della tua recente storia, purtroppo non nel senso strettamente pugilistica, ovvero non si riferiva tanto a quello che hai fatto sul ring, ma a quello che è successo al di fuori del ring, ossia il tuo divorzio, tra virgolette, con Giulio Spagnoli, il ritorno con Salvatore Cherchi e la tua paradossale, secondo la mia modesta opinione, esclusione dalla Coppa del Mondo del WBC. Innanzitutto vorrei chiederti la scelta di tornare con Salvatore Cherchi, perché? Da dove è nata questa scelta? Ce lo possiamo immaginare, visto che sono 8 mesi che non combatti, però vorrei saperlo da te, insomma. Ma io comunque vada, io con Salvatore Cherchi sono stato costretto ad andarmene perché, sai, fare un europeo con un uomo da punta che portavano loro, un ragazzo che prometteva per il pugilato italiano e tutto quanto, io sono stato costretto ad andarmene da Salvatore Cherchi, non fare un europeo con lo stesso manager. Però io con Salvatore Cherchi non ho mai rotto il legame, perché anche quando stavo con Giulio Spagnoli sentivo sempre lui, mi consigliavo nel match che dovevo fare, tutto il resto, quello che mi capitava. Io ho sempre sentito Salvatore. Salvatore è come è il papà del pugilato italiano, perché diciamo si è confermato il più forte in Italia e in Europa da sempre.
Certo, c'è qualcuno, Emiliano, che anche ha criticato, se vogliamo, un po' il mio articolo, quell'articolo che ho fatto proprio in questi giorni su di te, dicendo, però Giulio Spagnoli ha portato Emiliano Marsili al titolo d'Europa. Io so cosa gli ho risposto, Assolutamente so cosa ho risposto a queste persone, tu cosa rispondi a queste persone? assolutamente no, perché io in automatico sono diventato numero uno in Europa vincendo il mondiale in Inghilterra con Gerry Messi, perciò è grazie a Salvatore che ho fatto quel mondiale e sono diventato numero uno in Europa, se no in Europa ero numero 3-7, per fare l'europeo, per diventare campionato speciale passavano un altro 2 anni. Certo, questa mi sembra una risposta chiara. Comunque, adesso veniamo all'attualità. Adesso tu sei tornato con Salvatore, io ho sentito anche lui nella giornata di ieri che mi ha confermato appunto l'ufficialità del tuo ritorno sotto la sua ala protettrice. E gli ho chiesto anche qualcosa, sai, Salvatore, forse, sicuramente tu lo conosci meglio di me, è sempre un po' di poche parole, almeno con la stampa, non so con te. Però gli ho chiesto se c'era la possibilità di vederti a breve sul ring, mi ha detto di sì, probabilmente a novembre, e se c'era anche la possibilità di farti reinserire nella lista della Coppa del Mondo. E lui a questa seconda domanda, diciamo, in merito a questa seconda domanda, era un pochino più incerto, però comunque positivo. Ha detto con il lavoro si ottiene tutto, non c'è niente di impossibile. Tu ci credi? Guarda, io ci credo perché io oggi ho firmato il contratto della Coppa del Mondo WBC, l'ho firmato proprio adesso, ho firmato il contratto che combatterò a fine gennaio e che sono stato reinserito nella Coppa del Mondo partendo dai quarti di finale grazie a Salvatore Chierchi e il suo lavoro che ha fatto. E poi mi ha detto un'altra cosa Salvatore Chierchi, ha detto non sono sicuro di questa cosa, però mi ha detto forse riesco anche a portarla qui in Italia alla Coppa del Mondo. La notizia è uno scoop, quindi che ci stai dando perché tutti, io in prima persona, ma credo tutti gli amanti del pugilato se lo auguravano, perché alla fine, con tutto il rispetto per Zamora, il numero uno in Italia e in Europa sei tu, quindi quella chance è giusto che te la giochi tu, che sia in Messico, che sia in America, che sia in Italia, l'importante è che tu te la giochi. Quanto sei soddisfatto, quanto sei felice di questo reinserimento? Tantissimo, perché dopo tutti questi anni di sacrifici almeno posso fare una cosa vera dove posso dimostrare se sì, valgo qualcosa il mio pugilato anche a livello mondiale, a livello oltreoceano, che è lì che poi il pugilato veramente si vede, si nota e se hai un attimo di fortuna puoi fare i numeri veramente. Adesso sicuramente però dovrai difendere almeno una volta, almeno da quello che ho capito, l'Europeo, una cintura che è in tuo possesso, sono 8 mesi che è in tuo possesso, da marzo ricordiamo, però sono anche 8 mesi che tu non combatti, non sali sul ring per un impegno vero, fra virgolette, a difendere questa corona e quindi a confrontarti con pugili. So che tu sei abituato perché conosco la tua storia pugilistica, quindi non sei un uomo che ha combattuto per tutta la carriera ogni 3 mesi, quindi diciamo sei anche un po' abituato a questi lunghi stop, purtroppo, io aggiungo. Però come ci si sente a star fermi così tanto? Come si fa a ritornare pronti sul ring dopo 8, forse 9, quasi 10 mesi poi quando ritornerai sul ring a novembre? È dura, però grazie a tutta la collaborazione che ho con il maestro Mario Mazzai, con Gino Lauro, con Angeletto Gasparri, tutto il gruppo, tutto quanto, riusciamo dopo anche 8 mesi di inattività a riportarmi in pieno delle forze, in pieno ritmo per fare un match vero, per dimostrare sempre quello che valgo. Ti ha già anticipato qualcosa, Kerchi, in merito al tuo avversario per la difesa europea? Rimarrà sempre Avetisian? Ancora non si sa, c'è qualche idea? Non si sa nulla su quello, l'avversario cambierà sicuramente perché poi non è che è una cosa che ha contrattato lui, perciò automaticamente cambierà l'avversario. Sicuramente sarà sempre un avversario dignitoso perché a livello europeo qualsiasi avversario prendi non devi mai sottovalutarlo perché sicuramente è buono,
E poi vediamo perché è metà novembre, in tutti i modi abbiamo un mese, 40 giorni, siamo vicino, vediamo quello che può succedere e poi ci prepareremo per questa Coppa del Mondo. Non rischi di salire sul ring un po' scarico, magari pensando troppo a questa Coppa del Mondo che tu mi hai detto a gennaio dovresti combattere i quarti? Fine gennaio. No, no, io quando monto sopra è come se fossero tutti i mondiali per me, perciò io quando monto sopra per l'Europeo è come se sto facendo la Coppa del Mondo, perché ogni match è un titolo, è un mondiale, perché se non riesci ad andare a vincere quel match non puoi fare quell'altro poi. Emiliano, forse io adesso vado a cercare, come si dice, il pelo nell'uovo, ma alla fine è il mio lavoro. Io ti conosco personalmente, ti conosco come professionista, come atleta, vedo la box, quindi so il tuo valore, non metto in dubbio questo. Però tu, come dicevamo prima, sei abituato a combattere una media, diciamo, di forse due incontri l'anno, se vogliamo essere generosi. Nella Coppa del Mondo tu comunque disputerai. Se tutto va bene, io me lo auguro, lo spero, tre incontri perché quarti, semifinale e finale nel giro di pochi mesi, quindi qualcosa di nuovo per te a 37 anni. Qualcosa di nuovo, ogni 3 mesi fai un match vero, un mondiale, ogni 3 mesi è un mondiale. Sarà molto dura. Finalmente ti sentirai un pugile, forse. È una battuta, ovviamente. Vero, vero, no, sarà dura, però io sono fiducioso perché, ti ripeto, ho un ottimo staff insieme a me, finché ho questa armonia che mi rimane, che ho vicino con il maestro Mario, Massai e tutto il resto, sto tranquillo. L'unica cosa che ho un pochettino, che un po' diciamo la palestra, dove, che ho poco spazio per allenarmi, per farmi un mondiale, per fare un europeo, l'unica cosa che ho è l'ospedalità che ci dà, che ancora non mi consente una palestra vera. Certo, beh, la palestra dove ti stai allenando è sempre la palestra del Fattori, no? Se non sbaglio. Lunghetto Una che ho. palestra con un ring molto piccolo, una palestra, uno spazio un po' angusto per il campione d'Europa, per un pugile, un professionista che dovrà andare a affrontare una Coppa del Mondo con tutti. Come ci si sente, fra l'altro, ad avere tutti i riflettori puntati su di te, perché poi verrà coperto dalle televisioni americane, dai grandi mass media, i grandi mass media del pugilato. Affronteremo quell'emozione. Emiliano, tu mi dicevi hai appena finito di allenarti, con te ci dovrebbe essere anche il maestro Mario Massai, è ancora lì con te? Sì, sta qui con me il maestro Mario Massai. Allora io vorrei scambiare anche, se possibile, due parole proprio con Mario, perché poi è lui che ti dovrà stare accanto in questo percorso. Sì, ciao Alessio. Ciao Mario, Ciao. buonasera. Ciao, Innanzitutto bentornato, perché sappiamo che sei stato un po' lontano dal ring, anche se non troppo, poi quell'infortunio di salute che hai avuto non ti ha tenuto poi troppo lontano dal ring. Sei subito tornato. certo. Beh, la passione è passione, no? Si sorvola un po' tutto. Certo. Ascolta, Mario, io ovviamente la mia curiosità, quella che ho chiesto, la curiosità che ho chiesto anche prima ad Emiliano Marsili, è proprio questa. Come fa un pugile che è abituato a combattere al massimo 2 volte l'anno ad affrontare in quanto? In 9 mesi 3 incontri? Come cambia la preparazione? Anche voi non siete pronti, perché poi tu. Anche tu hai seguito in passato i fratelli Branco, tanti altri pugili li segui adesso, però in Italia è un po' una regola che non si combatte spesso perché non ci sono le possibilità, quindi non è che siete abituati a preparare, anche tu non sei abituato a preparare un pugile per impegni così ravvicinati, state già pensando qualcosa? No, noi le preparazioni le facciamo sempre uguali, devono essere sempre un po' più lunghe, ma questa ci si abitua a fare una preparazione di 40 giorni è più che sufficiente. Diciamo che Emiliano non ha mai fermato il suo allenamento, anche se non ha combattuto, non è che siamo freschi e pioncelli le salite sul ring, no? Si dice così, basta poco per arruolarci. Dunque, prepariamo i match come tutti gli altri. Andremo sicuramente a venderci la pelle bene prima di farci
diciamo così, menare sopra ring, no? Certo, questo insomma l'avete sempre fatto. Poi certo, lì sarà un ambiente particolare, un ambiente molto particolare perché ci sarà, come diceva De Emiliano, l'attenzione dei mass media, ci saranno tante persone, una cosa forse che, alla quale noi non siamo, no forse, togliamo anche il forse, una cosa alla quale noi non siamo abituati qui in Italia, ma neanche in Europa, forse ultimamente ecco, si è vista qualche manifestazione in Inghilterra, in Germania, ma niente più qui in Europa. Sì, no, che ti dico? Sarà un impegno un po' più grande, ma comunque ci siamo, ecco. Quant'è la voglia di arrivare? Siamo andati in Inghilterra, siamo andati alle altre parti, Certo. vorrei dire. Quant'è Dimmi, dimmi. la voglia di arrivare a questo appuntamento? Perché Non l'ho veramente. mai visto Emiliano così preso dall'allenamenti, perché onestamente si prepara sempre al top, ma questa di preparazione credo che sarà una delle più dure, perché Emiliano ha voglia di vincere. Dunque, io ho deciso di farlo vincere, lui ha deciso di vincere. Tutti e due insieme, sicuramente dobbiamo montare su ring e fare il massimo di quello che sappiamo fare, dimostrare alla gente che quello che abbiamo fatto nell'Europeo, nel Campionato d'Italia e nel Mondiale in Inghilterra, siamo buoni anche a farlo in Italia, ma nella maniera ancora più buona, insomma, con una preparazione ancora più ottima. Mario, l'Italia, non solo Emiliano Marsili, mi sento di dirlo, l'Italia ha, forse per la prima volta, non so, magari tanti mi diranno che mi sto allargando, però l'Italia ha per la prima volta la possibilità di andare oltreoceano e di dimostrare il valore dei suoi pugili, perché poi vabbè, non c'è ovviamente solo Guarda, Emiliano. questo ne parlavo appunto con Emiliano, ne parlavo pochi giorni fa di questa situazione. Noi adesso siamo pronti per fare tutto, possiamo andare anche con dei grandi campioni che noi conosciamo in televisione oltreoceano. Emiliano preparato non regala niente a nessuno. Il nostro procuratore, che sicuramente è il migliore in Europa, e facciamo molto affidamento, sicuramente ci porterà a fare un qualcosa di molto, 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 molto buono. E siamo convintissimi di riuscire, perché a questo punto, dopo aver fatto i match che abbiamo fatto, Emiliano è pronto a tutto. Io ce la metto tutta, lui ce la mette tutta, è triste per chi ci capita. Emiliano non è mai partito, Mario, tu gli sei vicino da tanti anni, non è mai partito come il favorito, mai, 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 ha sempre dimostrato però l'opposto, poi alla fine di essere lui il favorito, di essere lui il più forte. Secondo te, perché Emiliano Marsili dovrebbe andare in America e dimostrare ancora una volta di essere lui il più forte? Che cosa ha Emiliano Marsili che gli altri pugili non hanno, sia tecnicamente sia magari a livello di testa? Allora, partiamo da un presupposto che Emiliano è un talento, che è un talento naturale, che già è una cosa che non hanno tutti, no? Sai, si dice quello nasce per fare una cosa, quello nasce per fare un'altra, e dunque lui è nato per fare il pugilato, perché comunque il suo pugilato ci dimostra di essere un qualcosa di diverso. Abbiamo anche dimostrato alla gente quello che vale, dunque è inutile che vi sto a spiegare quello che nel pugilato serve, però c'è da dire anche un piccolo perché, no? Emiliano è sempre stato bravo, dopo anni ci siamo ritrovati, un po' di mio, un po' di suo, abbiamo messo a punto un campione con i fiocchi, dove lui poteva sbagliare, io ho cercato di raddrizzarlo e di correggerlo. Oggi ci guardiamo in faccia e diciamo: lui è il computer, e io sono il joystick, no? Quello che muove sopra il ring, Sì. lui è quello che va. Dunque, di conseguenza, siamo diventati molto, molto, molto forti. Emiliano è diventato molto, molto, molto più forte di prima. Dunque, adesso, secondo me, è triste per chi capita di combattere con Emiliano. Secondo me, in Italia è il pugile più forte che c'è, in Europa è il pugile più forte che c'è, e sicuramente lo siamo anche nel mondo, perché già abbiamo vinto l'IBO. Adesso faremo la Coppa del Mondo, dove faremo vedere alla gente quello che vale, e poi si può andare anche a fare con i grandi nomi, che ti lascio dire a te senza che te lo dico io, perché sennò si può pensare che ci siamo già smontati la testa. Ma state sicuri che tra breve vedrete un Emiliano
di là dell'altroceano, oltreoceano, che farà dei match che tutti seguono, si seguono alle 2-3 di notte in televisione. Lì vedremo Emiliano. Beh, questa è sarebbe anche una bella soddisfazione per tutti noi e per tutto il movimento pugilistico, ovviamente. Certo, andare lì e fare la voce grossa non sarà facile, però i presupposti ci sono, voi lavorate sempre duro e quindi io credo che arriverà qualche soddisfazione. Poi non ci sbilanciamo, incrociamo le dita e insomma, poi il lavoro ripagherà. Certo, sarebbe veramente un assurdo che un campione del mondo o comunque un ragazzo, ma è un assurdo tuttora che un campione d'Europa abbia si debba allenare in quella palestra, con tutto il rispetto per chi quella palestra la concede, però si dovrebbero fare delle strutture, degli Siamo grati impianti adeguati. a chi ci ha messo lì nella palestra, che perlomeno abbiamo un posto dove allenarci, però sarebbe meglio stare in un posto un po' più grande, no? Dove siamo costretti a fare i guanti da bowling, che è minuscolo, e quello poi ci comporta avere dei problemi. Però più di quattro persone non ce l'abbiamo, tu sai benissimo che io in palestra ho tanti campioni, e dunque voglio dire che qualcuno ci dia una mano, Certo, aiutateci. speriamo. Mario, l'ultima domanda per concludere. Tu hai parlato appunto di altri campioni, tu hai preso sotto la tua ala anche Michele Di Rocco, ricordiamo un altro campione d'Europa. E Ce quindi ne sono altri, hai Colai, Di Rocco, Colai, Nicola Ghetti, Larghetti. insomma ce ne sono parecchi. Di Luisa, che rientra e combatte il 23 novembre nella manifestazione della difesa dell'Unione Europea di Nicola Larghetti, dove combatte, vedrà come combattere Di Luisa, Orio Colai e Mirko Larghetti. I prossimi appuntamenti sono con Larghetti, Colai e Di Luisa. Tu... 2 novembre Orio Colai e il 22 novembre Emiliano Marsili dell'Unione Europea, che sicuramente si farà il 15 di l'Europea, scusami, la difesa dell'Europeo di Marsili, che si farà entro il 15 di novembre, credo, Sì. e subito dopo, il 22 novembre o il 23 novembre, ci sarà Larghetti che difende l'Unione Europea, Orio Colai che combatte e Di Luisa che fa rientro. Beh, quindi tanto lavoro. Allora niente, vi lascio al lavoro visto che siete molto impegnati. Vi saluto, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e vi ringrazio per essere intervenuti qui a Sport in Provincia. La cosa fondamentale è che se qualcuno ci ha sentito, se ci vuole dare una mano per la palestra, siamo pronti ad andare da tutte le parti, insomma, ecco. Me lo auguro, grazie mille. Grazie a te, saluto a tutti, ciao. Ciao Mario. Allora, questo appunto l'avete sentito, questi erano Emiliano Marsili e Mario Massai, un connubio che dura da tanti anni, poi si erano anche loro divisi per un po' di tempo, poi sono tornati insieme e adesso veramente stanno tentando la scalata a questo grande impegno, a questo grande traguardo, questa altissima vetta che è la Coppa del Mondo e quindi il titolo del mondo del WBC. La sigla, se vogliamo, senza nasconderci, più importante di quelle pugilistiche. Chi vince la Coppa del Mondo, ricordiamolo, avrà la possibilità di sfidare il campione in carica del WBC, che per ora non c'è perché è vacante, perché Adrian Broner è salito nei super leggeri, nei welter, scusatemi, nei welter, e quindi per ora il titolo del WBC è vacante, però sicuramente prima che finisce la Coppa del Mondo ci sarà qualche incontro che riassegnerà questa corona, o comunque non so se rimarrà vacante. Fatto sta che il vincitore della Coppa del Mondo, il WBC, avrà l'opportunità di sfidare il futuro campione del WBC, quindi una grandissima opportunità, la sigla che ha visto campioni come i Klitschko, i vari Tyson, campioni che veramente fanno tremare le ginocchia solo a nominarli, ovviamente Floyd Mayweather Jr., campione indiscusso di questi ultimi tempi, e quindi un'opportunità da non perdere, una notizia che Emiliano Marsili ci ha dato proprio qui in trasmissione, il suo reintegro arrivato oggi con la firma sul contratto e quindi il reinserimento nella lista della Coppa del Mondo e quindi fuori Brunet Zamora. Ci dispiace per Zamora, ovviamente siamo contenti per Emiliano Marsili. Zamora campione dell'Unione Europea dei Leggeri, Marsili dell'Europeo, quindi la cintura maggiore. Quindi di diritto, se si può parlare di diritto, spettava ad Emiliano Marsili rientrare in questa Coppa del Mondo. Così è stato, grazie al lavoro di Salvatore Cherchi. Si è tanto criticato Salvatore Cherchi.
Anche lui avrà le sue colpe, anche lui avrà fatto i suoi errori, però fatto sta che qui in Italia probabilmente Salvatore Cherchi sicuramente è colui che ha maggiori pugili sotto la sua ala protettrice, ma è anche colui che ha più voce in capitolo, anche al di fuori, scusate, del territorio italiano, europeo, ma anche oltreoceano. Infatti il WBC ha subito accordato la richiesta di reinserimento di Emiliano Marsili. Questa è una cosa molto molto importante. Ricordiamo che Emiliano Marsili partirà dai quarti di finale di questa manifestazione, mentre gli ottavi, quindi le fasi preliminari, le prime fasi, si svolgeranno a partire dal 19 di ottobre e saranno in Messico, andranno in scena in Messico e poi appunto da gennaio i quarti di finale. Si combatte ogni 3 mesi, quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile l'eventuale semifinale, maggio, giugno, a luglio, in estate, quindi l'eventuale finale. Noi ci auguriamo ovviamente di vedere Marsili nella categoria dei leggeri, sarebbe un grande successo per la boxe civitavecchiese, per la boxe italiana e anche europea, perché poi farsi rispettare in America non è facile. Ci saranno tanti combattenti, tanti pugili, tanti fighter, chiamiamoli come li vogliamo chiamare, però che daranno tutto, daranno veramente anima e corpo per ottenere questa possibilità, la possibilità di sfidare il campione in carica WBC. E ovviamente a noi non rimane che augurare a Marsili il meglio. In questo momento Marsili però dovrà, prima di pensare alla Coppa del Mondo, come abbiamo già detto con lo stesso pugile, e pensare alla difesa dell'Europeo, della cintura conquistata a marzo proprio qui a Civitavecchia contro ai danni, alle spese di Luca Giacone. In un incontro, ricordiamo che Marsili dominò fin dall'inizio, mandò KO Luca Giacone, il favorito, il Black Mamba, portato diciamo in alto da tutti, dai mass media, dagli addetti ai lavori. Marsili è sempre partito come sfavorito, sempre nella sua carriera, poi ha sempre dimostrato il contrario, quindi quel titolo lo dovrà difendere a novembre, metà novembre probabilmente, ancora non si sa dove, ancora non si sa la location, ma fatto sta che il lavoro di Cherchi già sta dando i suoi primi frutti. Sarà un incontro importante perché Marsili manca dal ring da 8 mesi, a novembre saranno 9, 9 e mezzo per la data del combattimento e quindi vedremo come tornerà sul quadrato il tizio. E lui è abituato, come già accennavamo prima, a stare lontano dal ring per molto tempo, fa diciamo una media di un paio di incontri l'anno, a volte anche di meno purtroppo, ma questa è la situazione europea e italiana nel particolare. Non si riesce ad organizzare, non si riescono, scusate, ad organizzare moltissime manifestazioni, ma moltissime riunioni pugilistiche perché mancano anche i fondi purtroppo. Quindi questa è la situazione non solo di Emiliano Marsili, ma un po' di tutti i pugili. E proprio per concludere, diamo la notizia anche di Gianluca Branco che ahinoi, perché noi vorremmo vedere gli incontri di tutti i nostri pugili, tutti i nostri grandi campioni civitavecchiesi il prima possibile, però anche lui sarà costretto ad attendere per dare l'assalto alla cintura europea dei pesi welter, un altro grande appuntamento, un'altra grande manifestazione contro Leonard Bundu, il campione in carica. Anche lui farà parte Bundu della Coppa del Mondo, quindi sarà l'ultimo incontro, il pre-Coppa del Mondo anche per Leonard Bundu, che incrocerà i guantoni con Gianluca Branco. La data inizialmente doveva essere, se non sbaglio, a ottobre e poi a novembre. Adesso l'ultimo aggiornamento ci dice che Leonard Bundu, Gianluca Branco si affronteranno il 21 di dicembre. Quindi un ulteriore slittamento anche per Gianluca Branco. Però purtroppo questo è il destino di tutti i pugili italiani e quindi ovviamente anche dei pugili civitavecchiesi che sono una grande rappresentanza perché, del pugilato italiano, perché se pensiamo che solo a Civitavecchia ci sono tre grandi pugili come Emiliano Marsili, Gianluca Branco e Silvio Branco, che fanno parte del gotha del pugilato europeo e anche, diciamo, stanno a ridosso di quello mondiale. Silvio Branco, anzi, è stato anche ultimamente campione silver e ben 3 volte campione del mondo, quindi anche, se vogliamo, di quello mondiale. Marsili campione IBO, Gianluca Branco ha combattuto per il mondiale, un titolo mondiale in passato. Quindi stiamo parlando veramente di una città, quella di Civitavecchia, che sta dando e ha dato anche nel passato grandi soddisfazioni a tutti gli amanti del pugilato. Quindi noi ci auguriamo di vedere presto Emiliano Marsili sul ring. Gianluca Branco è già stato fissato al 21 dicembre, mentre il 15 di novembre più o meno Emiliano Marsili, e ovviamente a dicembre anche Silvio Branco dovrebbe tornare sul ring per quella che sarà
La semifinale mondiale con in palio il titolo Silver WBC dei cruiser dei pesi massimi leggeri e qualora Silvio Branco dovesse vincere questa semifinale, andrebbe poi a disputare la finale mondiale del WBC per la corona regina. Quindi ovviamente noi ci auguriamo che tutti i nostri pugili possano ritornare presto sul quadrato, vincere, darci grandi soddisfazioni e portare in alto il nome di Civitavecchia e dell'Italia intera. Con questo per la puntata di oggi è tutto, con la box è tutto, io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata su Provincia TV.